Buongiorno a tutti, siamo davanti ad Alessandro Distribuzioni, stiamo per fare un bel giro a Bologna sia per vedere qualche fumetteria che per la mostra di Andrea Pazienza. Non c'è la mia collaboratrice ma abbiamo due guest star. Qualcuno avrà riconosciuto Fumettolandia per chi bazzica su Instagram. Io sono Argia Sbolenfi, collaboratrice con lui di Fumettolandia, che mi accompagneranno in questo viaggio in una città che non vedevo da tanto tempo. Iniziamo. Ma dove stiamo andando esattamente? La prima Alessandro Distribuzioni. Distribuzioni, che è diciamo la fumetteria per quanto mi riguarda, secondo me, attento che lo impalli. Secondo te più? Più importante come grandezza e il giro di Bologna, poi ce ne sono anche altre, però ovviamente questa qui è proprio un ritrovo, diciamo. Beh, diamo subito un'occhiata. Voi non potete capire, ragazzi, guardate che roba gigantesca che è. Penso che a Los Angeles si trova una fumetteria così grande. Qua abbiamo le ultime novità anche di case editrici un po' meno affermate in ogni caso, quindi c'è l'universo del fumetto che esce mese per mese in una libreria che guardate, in degli scaffali che guardate, sono veramente ampi. E qui un reparto veramente eccezionale, ovvero tutti gli arretrati Bonelli. Per chi magari è rimasto indietro con qualche serie, sono davvero tutti. Tocca comunque andare veloci per necessità di tempo, ma guardate, qua ci sono diverse produzioni Canicola, Kleiner Flug, quindi case editrici di ogni genere. C'è qualche chicca da collezionisti, come ad esempio tutte queste uscite Disney, il Texone Rosso, Io Paperone. Qualche mese fa c'era pure Io Paperino, ma probabilmente l'hanno venduto perché è anche abbastanza ricercato, e Igor e così via. Cioè, degli scaffali immensi, e raccontarvi il complesso sarebbe veramente complicato. Pazienza, Pertini. Trovato qualcosa di interessante? C'è Pertini Pazienza che mi manca, che io sono fanatico di Pazienza, quindi piano piano troverò, sì, tutto questo che già ce l'ho, ma è interessantissimo. Ha fatto una mostra a Bologna. Anubi della Coconino? Sì. Perché poi c'era quando ho fatto il come si chiama? Il tirocinio curricolare. Mm-hmm. Fatto in uno spazio espositivo qui a Bologna, e avevano un sacco di fumetti. Certo. E hanno fatto per esempio anche come si chiamava, l'odio, quello del, ne abbiamo parlato una volta, di quello che ha fatto il fumetto, Tuono Pettinato, sì. Una mostra anche di lui. Invece di questo avevano tutti, avevano delle pubblicazioni, è una cosa interessante. Qui naturalmente a titaneggiare fra tutti ci sono i grandissimi spillati Marvel e DC, che partono da molto lontano, perché abbiamo degli arretrati che vanno dagli anni 80, addirittura 90 e così via, e poi chiaramente i più classici, Capitan America, Deadpool, però c'è da notare anche la presenza di diverse miniserie. Ho notato quella di The Mask, fumetti dei Simpson, Lobo, quindi magari qualcosina per chi cerca una chicca anche veloce da leggere c'è. E da questa porticina, anzi da questo spazietto, si entra nel reparto manga, perché ci sono due spazi differenti, manga e comics e fumetti italiani. Vabbè, a parte le novità che comunque trovate anche altrove, abbiamo tutti i volumi Tezuka, Shintaro Kago, Kazuo Umez, che ancora non abbiamo Aula alla deriva, dannazione. E una cosa molto interessante è che hanno anche vecchissimi numeri qui presenti, e chiaramente scontati se vi serve recuperare una collezione. Poi vecchi numeri di Comedia, Comic Art, Topolino, quindi non soltanto giapponesi. Hanno talmente tanta roba che devono confondere anche i reparti, quindi vecchie riviste di Eureka, per chi vuole insomma sfogliare il fumetto, la storia del fumetto in Italia, si può prendere una decina di questi volumi e insomma fa tutto quello che deve fare. Andando avanti, ora andremo anche in quel reparto un po' più vicini, dove ci sono delle serie complete, in celofanate, chiaramente scontate, da prendersi tutte insieme. Poi
Yatta, riviste di un certo spessore. Perché queste qua da Magnus? Magnus è lo speciale di Euric. Ah, ecco, mi erano sfuggiti. Book. Mi erano sfuggiti. Manara, cioè la storia dei fumetti italiano a rivista. Insomma, Magnus, bellissima, l'ho letta integrale, veramente, veramente mondiale. È il grande esperto di Magnus e Bunker. Cioè, sono per me un pezzo del cuore che ho cominciato da ragazzino con gli Alan Ford e mio zio, e poi piano piano De Magnus penso di aver letto tutto. Come dei figli praticamente. Sì. Madonna. L'ho visti. Che hai visti crescere nella tua libreria. Un pezzo, però l'ho visti tutti. Assolutamente. Qua credo che ci sia un'enciclopedia delle erotiche, delle riviste erotiche italiane. Sì, infatti. Non facciamo vedere troppo perché poi. No, vabbè. Insomma. Però non si può. Però, esatto, ma non c'è troppo. Totem. C'è troppo da far vedere, c'è, e poco tempo. Totem c'è tanta roba. Non mi stupivo di trovare. E Kansas Kid non l'ho visto in due posti al mondo, e uno di questi è qui. Io mai visto. Quindi. Cioè, tipo. Il mago Tarzan, cioè ragazzi, che stiamo parlando. C'è delle cose veramente, veramente mondiali. Perché non mi riesco a decidere il Topolino, ma guardate così. Sì, sì, occorre tornare un attimo nel reparto giapponese, che c'è molto da vedere. Eccole qua, impossibili da mostrare nel totale, però ci sono diverse serie italiane e manga incelofanate, anche uscite per Granata Press, per Z Magazine, quindi per Mangazine e così via. E con gli altri, magari. Alzo qui così potete vedere i titoli voi, perché io non riesco a vedere niente. Anche perché c'è un cazzo di riflesso di luce. Cioè, che la missione è anche cercare qualcosa di scontato, insomma, serie complete, volumi che ci mancano, insomma. Ti stusci. Dopo andiamo a Librazzo se vuoi. Ma sì, se abbiamo tempo passiamo un po' ovunque. Che per me lì è un po' più. Esatto. Mi hanno sempre avuto cose sul nuovo, molto. Sono piazzati sul nuovo, mentre le usate da poco che ce l'hanno. Beh, oddio, anche Criminal, Satanic, riviste, sì, cioè però c'è un po' di roba anche. Sì, però. Però c'è qualcosa di ancora più efficace, secondo me. Sì, secondo me sì. Ok, allora ci porterai poi, speriamo di avere il tempo di andare da Libraccio. Ma che stai cercando, Taniguchi? Sì. E quale nello specifico? Un po' tutto, perché sono in recupero disperato. Sì, questi qua sono. Questi sono i Panzer che ti dicevo di Alita. Sì, quindi quando sono in fase megalomane questi sono adatti. Se sei in fase megalomane sì, se no ci sono i nuovi volumi che comunque sono dignitosissimi, Ma io penso che andrò in megalomania, quando si potrà fare il megalomane. Ti ho trovato Taniguchi. Gli ha trovato Taniguchi. Ma io ti adoro. Ti adoro. Ah, ma è la versione da edicola che è uscita recentemente. Ah, ora gli suggeriamo qualche titolo a questo buon Cristiano. Allora. Ah, Monia, quello che ti dicevo qui, vedi che ci sono vecchi volumi scontati, ma anche. Non soltanto di carattere giapponese, no, non questi. No. Che là. Ok, sì, sì. Grandi classici, Diabolik, cioè roba che è una fumetteria. Ho preso fuori quello perché mi ha ispirato il titolo. Roba che è una fumetteria deve sempre avere. Poi abbiamo scoperto che questo reparto, che di solito è sempre stato chiuso ogni volta che venivo qua, ora è riaperto al pubblico, quindi andiamo subito a vedere cosa c'è. Senza ammazzarmi, perché qua le scale. Oh, mamma mia! Ma che roba è, ragazzi? No, questi sono proprio titoli da collezione. Cioè, io Paperino, che non ho visto prima perché ce n'era soltanto uno. Corto Maltese, qua c'è la storia del fumetto italiano. Sì. Moebius. Ah, qua ci sono i primi Dylan Dog, chiaramente, i primi Tex. Anche quelli a striscia, guardate. Ah, oddio, questi ce li avevo pure io, mamma. Questi erano gli omini di Dragon Ball, li chiamavo omini quando ero piccolo, però sono le action figure di Dragon Ball GT della De Agostini. Carucce per il prezzo che avevano alla fine.
chissà dove cazzo li ho messi. Cos'è? Oh, il primo Alan Ford. Quanti orgasmi hai avuto da quando sei qui? 10, 12. Solo? 15 solo per questo. E l'epopea qui continua perché abbiamo il settimanale dell'Uomo Ragno, che oltretutto era uno delle tre testate che fecero negli anni 70 dell'Uomo Ragno, 3-4 insomma. Sì, no, dovrebbero essere sempre della Corno, sì, perché vendeva anche bene Dick Tracy. Madonna, in questa versione 180 euro e lo credo bene comunque. Queste non sono propriamente collezionistiche, ma sono volumi, insomma, serie complete messe insieme. La Valentina di Crepax, ora è stata recentemente ristampata oltretutto, quindi per la Rizzoli mi sembra, o qualcosa di questo genere. Se non vado errato, confermo. Sì. Qua c'è un'ira di Dio. Mamma mia. Che zicchetto, ma veramente. Monia, li spendi 300-350 euro oggi, dai, no? Roba, cos'è? Una cosetta. Ma dai, insomma. Una cosa così tipo 350 euro, guarda, Monia, c'è questo. Ma che sarà mai? Poi non comprare, dai. Cioè, si fa murare vivo qui lui. Io devo sposare. E quale miglior regalo a se stessi come 350 euro dal fumettaro? Non c'ho parole. Sai che poi li uso come bouquet? Sì. Solo che poi non li lancio. Ah, ecco. Cioè, si lanciano addosso a te per prenderli piuttosto. Penso che io me li leggerò un attimo di ritorno per andarmene a casa. Se non hai altre distrazioni. Se non so. Poi li faremo vedere nel dettaglio gli acquisti. Eccoci qua, prima di uscire qualche ultima ripresa per farvi vedere gadget, magliette, cioè tutto a tema nerd in ogni caso, come è prevedibile. Ma veramente, veramente tanto forniti. Ora usciamo che abbiamo un bel giro da dover fare ancora. Abbiamo terminato da Alessandro Distribuzioni. Siamo molto soddisfatti, poi vi faremo vedere cosa abbiamo preso e stiamo andando da Pop Store, giusto? Giusto, giustamente. Che dovrebbe essere qua vicino, però era qua vicino 20 minuti fa, quindi... Ma sei sicuro? Io non sono mai sicuro. Quindi... Cioè, l'importante è che tu si porterai in un posto felice. Quindi, vabbè, ma siete... Cioè, voi conoscete sta città, dovreste essere voi, comunque... Io non sono di qui, io la conosco bene per altre situazioni. Bellissime viuzze tipiche di Bologna. Per altre situazioni che ci sono Che non state. Specifichiamo. Che non specifico. Eccoci qua ragazzi al Pop Store. Contento di essere arrivato? Yeah. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ecco, fai il bravo, disinfettati come si deve. Bravissimo. Qua abbiamo un bel po' di novità. Tanto facciamo una panoramica. Qua ragazzi abbiamo un po' di novità, DC, manga, Funko Pop, quindi andiamo un po' più veloci e procediamo verso le chicche, insomma. Monocheratina. Altri di Scirocco, altri titoli che sto cercando di leggere sul momento. Vabbè, Godzilla all'inferno. Undiscovered Country. No, non può essere. Che hai trovato? No, non ci può essere. Dici che hai trovato, non tenerci sulle spine. Tutto praticamente. Che cosa hai trovato di bello? Ho trovato qua Joe Galaxy, che io ce l'ho letto, mi è piaciuto da matti, è uno dei lavori più belli secondo me di Massimo Mattioli. Poi qua Sharks, Bars, Labirinti mi incuriosisce molto. Poi vabbè, per chi mi pazienza che mi manca e prima o poi dovrei leggerlo, questo consigliatissimo, molto molto bello sia graficamente che come trama. Che poi la cosa carina di questa fumetteria è che ci sono le pareti a mo' di fumetto. Sì. Veramente veramente carina, sembra di essere a casa. Cioè io mi immagino una stanza così un giorno in una casa che mi dovrò fare quando spunteranno i soldi dagli alberi. Io spenderò dei soldi per cose che secondo me potrebbero costare meglio, ma lo farò lo stesso. Spenderò dei soldi intanto. Sì, spenderò dei soldi degli altri. Io sono contento. E a poi l'esaurimento. Monocheratina costa 28 euro, figlio, quindi. Non lo so.
Cioè, io perché dopo mi prendo. Mi stai riprendendo in mente, dico, non lo so, di un fumetto autoprodotto, ma onestamente non lo so. Io capisco il formato, capisco tutto. Ho sentito anche l'intervista, appunto, su Neuradio, che hanno un programma che parla di fumetti e di tecnica di fumetto, quindi è molto interessante. Ho sentito l'intervista, ma non sono dell'idea, cioè nel senso 28 euro è veramente tanto. Sì, 28 euro, allora sì, l'autoproduzione va sostenuta eccetera, però quando un prezzo magari è bellissimo, però è proibitivo. Tipo tutte tesserine. Guarda, io penso che... Perché no, di base è bellissima l'estetica, sì, del volume, sì, sì, sì. È un progetto che sembra veramente veramente bello, non per screditarlo, però ci siamo fermati un attimo al prezzo, abbiamo detto forse non è il caso. Sì, no. Volumetti così. No, un po' dà l'idea che si rovina solo a guardare praticamente. No, ma no. Secondo me giustamente è un oggetto molto bello. E vale ma non 28 euro. Sì, per carità, poi auguriamo ogni bene all'autore, assolutamente. Sì. È una critica costruttiva la nostra. La vedo sempre le cose che io mi propongo sempre di prendere, ma fanno delle collane enormi, tipo i Peanuts, Lupo Alberto, l'omino bufo. Ma lo zaino con Edwidge. Sì. Mi spiace, so che voi non siete fan di Harry Potter. Recupera il quarto numero di quest'anno di Linus, che è tutto sulla Rowling. Sì, no, la Rowling di per sé non è persona che sto riprendendo una grande discussione. Non è una persona che vorrei incontrare, anzi vorrei non incontrarla mai, in modo da non unirla il meno possibile alla sua persona con come sono cresciuta con Harry Potter, che mi ha insegnato un sacco di cose e non riesco a capire come. Sì, che ci sono molte critiche nei suoi confronti per le opinioni discutibili che ha tirato su sulla comunità trans. E che ovviamente non corrispondono assolutamente al mio pensiero e che mi hanno fortemente delusa. Ma neanche il nostro. Per quanto non leggiamo Harry Potter, ma... Oh, bellissimo Harry Potter, per carità, ma non è il nostro genere. E invece, essendo il mio genere, mi ha proprio... Cioè, delusa. Quello che ha detto, invece che ne pensi di Miracleman? Io penso che Miracleman sia un capolavoro, ma che l'edizione della Panini mi ha fatto bestemmiare, perché la precedente è molto più bella. Perché il terzo numero di Miracleman è arrivato a un prezzo esagerato con il doppio del volume, se non il triplo, che in verità sono contenuti extra e sketch che potevano essere ridimensionati. Anche un volume a parte. Cosa ci proporrai sulla tua pagina a breve? Anzi, cosa ci proporrete, visto che lavorate insieme a Fumettolandia? Innanzitutto glielo diciamo nell'acquisto di oggi, che io te ne parlo. No, quello dopo. Dopo tutti insieme. Allora, probabilmente uscirà una diretta con gli acquisti. Mm-hmm. Che sarà come consueto, o io e lei e Nika, o io e perché lei. Perché anche Nika si è fatto degli acquisti, quindi abbiamo piacere di vederli. Che salutiamo. Ciao Nika. Ciao. E poi c'è la live che faremo lunedì sulla mostra, che quella sarà una tappa molto importante che invito tutti a vedere, anche se credo che il video uscirà dopo della nostra diretta. Sì, buono, lo so. Vabbè, perché non aprite un canale YouTube? Ci sto lavorando, ma voglio farlo quando ci avrò, diciamo, anche un minimo d'attrezzatura, perché io faccio molte. Io sarei più per Twitch. Anch'io, ecco. Beh, dai. Sì, almeno su una cosa andiamo d'accordo. Su tante cose, in effetti. No. Scannatevi. Poi... Uccidiamoci. No. Più tardi. Prima tipo io ti seguo. E poi devo uscire il giovedì, lo faccio uscire giovedì, che faccio uscire una recensione mia, insomma, recensione commento mio, perché io leggo cose diverse da lui e onestamente o se combaciamo decide chi lo fa. Sì. È una bella cosa, quindi tutti i giovedì. 2 hours later. Va bene, nel frattempo ci siamo sistemati, siamo qui a mangiarci una piadina. Nella bella Bologna. Nella bella Bologna, ci ha raggiunto nel frattempo, anzi noi abbiamo raggiunto lui, Manu Nerd, che sarà con noi. Faccio l'unboxing di questo bicchiere, vedete, guardate che bel bicchiere, tiratura limitata. Mamma mia. Vedete, il materiale vetro, ceramica, acciaio, pagato 150 euro. Beh, scontato.
prima di far vedere cosa abbiamo comprato nelle fumetterie, visto che ci è raggiunto solo per pranzo e nel frattempo che loro prendono i loro fumetti eccetera eccetera, parlaci di cosa proponi nel tuo canale. Propongo faccio vedere gli unboxing della collezione, della mia collezione di action figure, statuette, anche gadget, perché io ho una vera passione, non ho nessuno che me le procura e quello che compro è voluto. E quindi tu parli di action figure, ma le analizzi anche in ogni caso? Analizzo anche se c'è chi dice che sbaglio a dire centimetri, materiale, eccetera, ma se uno è appassionato di action figure e di statuine, importa anche le misure, il materiale, il colore, la stesura del colore. Questa parte del video si sentirà e non si sentirà comunque, perché siamo all'aperto, ragazzi, on the road, sì, non... Pistucci. In conclusione va detto pistucci. Ecco, intanto cominciamo con Mr. Fixis, che ci deve far vedere che cosa ha comprato. Ho preso codesto, che è Legend... E dove c'è scritto codesto, scusami, nel titolo? Codesto, ho detto codesto volume. Codesto. Sono Mr. Fixis e vengo dal 1500. Fantastico. E dopo abbiamo Baron Yoshimoto, mi sembra. Preso da Pop Store. Sì. In un'altra fumetteria molto carina. 17. Che è molto incuriosito dalle recensioni di Mondo Fumetto. Sono delle belle persone. Sì. Poi siamo a metà oggi, ci sono solo io però. E vabbè. Siete delle belle persone, siete simpatici, siete dei ragazzi intelligenti che consigliate dei fumetti bellissimi. E ci sono arrivate pure le piadine. E queste sono le seconde piadine che prendiamo io e te, perché erano molto buone. E mi sa che adesso faccio anche un raddoppio di birra io. Sì, vabbè, a me ne basta una comunque. E invece, che cosa ha preso la nostra Monia? Allora, io sto continuando alcune serie, per cui ci saranno volumi che sono il 2, il 3, il 4. Quindi ho preso Baldwin il Prode, e è molto interessante perché è affine a un fantasy, ma in realtà quello che ho trovato all'interno è sì una storia molto cupa, che è praticamente la narrazione della natura dal punto di vista delle prede. Questa è la principessa del castello senza fine. Kago, Shintaro Kago, beh, è piaciuto quello che ho letto di Kago, quindi... Sì, sì. Quindi recupero quest'opera che è stata consigliata da Annika, la dannata, seguitela perché è bravissima. E poi ultimo, ma non ultimo. Dritto. Sin City. Io sono una appassionata, l'avevo già letto in alcuni volumi sparsi. Preso in biblioteca, non dimentichiamoci mai le biblioteche pubbliche, che sono una risorsa incredibile, però Sin City è un capolavoro che volevo avere cartaceo e volevo avere a casa, ecco. Immaginetta? Sì, ma sì, facciamo vedere l'immaginetta. La cosa? No, questo no. Scusate, se in City bisogna sceglierlo in gustarlo. Modo che... No, bisogna sceglierlo in modo che non vi monetizzino il video. Sì, infatti, tolgo, vabbè, non è che guadagniamo però le cifrone, vabbè, un centesimo alla volta. E arrivano i miliardi a questi qua. Sì. Cosa, scusa? A questi qua gli arrivano i miliardi, non lo così facile, fosse così facile non andrei ai mercatini dell'usato. Adesso iniziano tipo Fedez e la Ferragni a farsi pagare i viaggi, i vestiti. Certo, io sono sconvolto dalla tua idea di realtà. Comunque. E l'ultimo è lo stesso del mio capo là. Cioè questo è il tuo capo. Gli studi. Cioè, questo è il tuo capo, ce lo siamo scelti, eh? C'è qualcosa che non va nell'universo, eh? Intanto Monia mi aiuta con quello che ho comprato io, perché c'è, vabbè, da Pop Store qualcosa di abbastanza standard, perché abbiamo Superman volume 3 bestseller, che devo
perché devo recuperare anche gli altri successivi in maniera tale da, da riprendere l'epopea dell'uomo d'acciaio. Poi The Boxman, della Umami Collection, che la Star Comics fortunatamente è riuscito a migliorare, di Miri Sakabashira, che ci aveva già convinto con K-Work. Abbiamo una borsetta di roba presa un po' in edicola, un po' insomma da Alessandro Distribuzioni. Sì, andiamo su Fumo di China. Fumo di China, certo. Perché? Da prendere sempre, in particolare questo mese parlerà dei doujinshi, quindi un mercato che sta fiorendo anche in Italia, si pensa, quantomeno. Poi, con calma, un regalo di... c'è un regalo di Fumetto Landi e Monia. Una stampa originale di Tezuka. Il Tezukone, perché tra noi Tezuka c'è un significato particolare, il mangaka fantozzico. Il mangaka, madonna mia, questo 12 dislike li vedo soltanto per sta battuta, capito? Comunque andiamo avanti, no, sto scherzando. No, poi, c'è un Pinocchio erotico preso alla stazione, perché vabbè, Super Dragon Ball Heroes, io compro tutto, c'è di Dragon Ball. Vabbè, ma io compro tutto di Dragon Ball. So che sarà una serie di merda, però voglio, cioè, andiamo avanti con l'epopea di Dragon Ball da quando sono piccolo. Ma anche perché il videogioco so com'è strutturato, quindi. La cosa migliore è stata la calza della Befana di Dragon Ball. Mamma mia, recuperatevi la diretta perché è una cosa atroce. Poi Muscoli e forbici di Stefano Tamburini, a cui, che è un po', non dico che sensazione, un po' un saggio, un po' un vero e proprio fumetto del maestro Tamburini, preso per l'appunto da Alessandro Distribuzioni, quindi veramente un ottimo affare, anche perché penso sia fuori produzione. E in ogni caso, noi tra poco andremo alla mostra di Andrea Pazienza, non so ancora se farci un video a parte o farci lo stesso video, però in ogni caso vi teniamo aggiornati. Salutiamo Manu Nerd, che ci ha raggiunto solo per pranzo, e un abbraccio a tutti.